faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvi di tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi, da molto tempo che non facevo questa cosa, che non facevo outfit e oggi vi propongo un outfit ragazzi. Allora, per fare questo tipo di outfit dobbiamo venire in questa categoria completi da guida aerea, da gara aerea scusate, e selezionare il completo che più ci piace, anche perché di questo completo noi andremo a prendere solamente le scarpe. Togliamo il casco ragazzi, altrimenti ci creerà dei problemi, e una volta fatto tutto salveremo il completo. Una volta salvato il completo ragazzi, andate in completi integrali, perché dobbiamo ovviamente salvare le scarpe di questo completo, quelle azzurre che non si trovano da nessuna parte. Ne mettete uno qualunque di completi integrali, non è importante quale mettete. Andate ad un telescopio. Una volta giunti al telescopio ragazzi, che cosa dovete fare? Dovete buggarvi, dovrete correre verso il telescopio, in prossimità del telescopio premete la freccia a destra e andate sul completo che state lavorando. Quando siete in questa situazione schiacciate X, io in questo caso il mio completo si chiama Ciano per il colore, perché il colore è Ciano, e andiamo a selezionare il completo. Come avete visto ci trasporterà la maschera sul completo che avevamo. A questo punto ragazzi salviamo nuovamente il completo, e ci dirigiamo in giacche ragazzi, andiamo in giacche. Andiamo in giacca e selezioniamo questa giacca ragazzi. Nel momento in cui selezioneremo questa giacca, come state vedendo, ci ritroveremo le scarpe. È lo stesso glitch che si fa per gli stivali da motociclista, né più né meno, però io l'ho adottato per le scarpe. A questo punto, quando abbiamo le scarpe e abbiamo questo tipo di giacca, possiamo prendere e cambiare il giubbotto antiproiettile. Scegliete un giubbotto antiproiettile che volete, in base al colore che state facendo il completo, a vostro gusto insomma. Una volta che avete salvato mettete un paio di guanti, io metto i guanti di lana tagliati perché a me piacciono questi, però potete mettere quale cazzo vi pare a voi insomma. Ripeto, il mio è solamente un modello, quindi potete fare come volete insomma, potete scegliere le varie colorazioni delle giacche, le varie strisce delle giacche, e scegliete la maschera che si addice alle varie strisce. Una volta fatto tutto salvate e vi dirigete alla spiaggia ragazzi, andate nel negozio di maschere e selezionate questa maschera che sto selezionando io. Esattamente questa qui, a righe, con lo stesso motivo più o meno di colore della giacca, e comunque riprenderà un po' tutto il completo diciamo. A questo punto, una volta che l'avete selezionata, la salvate direttamente, poi andate in caschi e selezionate questo casco con il visore, questo qui tutto colorato con il visore, e siete pronti per fare l'ultimo passaggio. Allora ragazzi, per tenere il visore alzato dovete fare solo questo procedimento, non è un bug, alcuni lo spacciano per un bug ma non è un bug, dicono ma funziona solamente con questo tipo di indumento, ma invece non è così. Basterà andare in caschi e alzare e abbassare la visiera ragazzi. Una volta fatto ciò che avete il casco, andate vicino a un veicolo, possibilmente una macchina è meglio perché funziona solo in una macchina,
e andate a selezionare paracadute. Vi mettete su paracadute, selezionate il vostro completo e quando state entrando, che vedete che si toglie il casco, schiacciate X e fate il cambio del completo. Vi troverete direttamente buggati con il completo. Quindi andate a salvare, mancano ancora un paio di passaggi, due o tre passaggi ragazzi, e il completo è quasi terminato. Tornate nuovamente al telescopio, rifate lo stesso giochino di prima e dovete selezionare un paio di occhiali che vi piace di più. Io in questo caso seleziono un paio di occhiali da biker del colore azzurro, perché comunque è il colore che si addice di più al completo, e quindi vado a cercare questi cazzo di occhiali, dal momento che ce n'ho un casino ragazzi di occhiali, ho comprato tutto che non so che cazzo ce devo fare con tutta sta roba, dal momento che quando vado a fare un completo ogni volta ho problemi per fare completo, perché sto mezza giornata per trovare le cose. Sarebbe figo che se fosse come la ruota delle armi, che uno può equipaggiare quello che vuole e portarsi dietro quello che vuole, però insomma sono troppi cazzi. Quindi a questo punto scegliamo gli occhiali, io metto questi come vi ho già detto, che sono in tema un po' con il casco, un po' con tutto ragazzi, anche con la maschera che abbiamo scelto. Dopodiché andiamo in un negozio di abbigliamento o dove possiamo salvare il nostro completo. Salviamo il nostro completo ragazzi, io qui ho messo un terzo visore notturno per farlo un po' più buggato. Per mettere il visore notturno basterà che abbiate un completo salvato con il visore notturno, ci andate sopra, lo selezionate e poi ritornate sul completo che stavate lavorando. A questo punto ragazzi l'ultimo passaggio è questo della borsa. Prendete una moto, prendete un elicottero, prendete l'under culo, viate quello che vi pare, insomma vi lanciate dalla moto, andate sul... scusate ma se non apro il paracadute mi sa che mi schianto. Andate sul completo che volete, diciamo il borsone, e quando state diciamo atterrando, quando siete atterrati e avete toccato terra, il personaggio sta levandosi il borsone, la paracadute, voi schiacciate X sul completo e il gioco è fatto ragazzi. Spero che il completo vi piaccia, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.